nuovo appuntamento insieme. Ben trovato Paolo. Ciao Simona, un saluto a tutti gli amici che anche questa settimana ci seguono numerosi da casa. È proprio così. Allora, la prima battuta che mi viene in mente, Paolo, è sempre guardando il nostro pulmino. Alle volte lo dico su quanti ci stiamo sopra, dove si muove, in che parti del mondo va. Io ti dico solo che questa sera, se questo pulmino non è ad energie rinnovabili, non possiamo andare da nessuna parte. Cioè, possiamo chiudere la trasmissione qui. Sta diventando come i personaggi disneyani. Esatto. Dove li metti stanno. Devono avere una loro caratteristica. Perché diciamo questo? Perché credo, posso veramente affermarlo dall'inizio, lo faccio come promessa, è una delle trasmissioni più belle di questo inizio di anno della nostra trasmissione. Perché? Perché è una delle trasmissioni in cui ci confrontiamo con i più giovani. In modo particolare lo facciamo e lo faremo oltre a questa puntata anche per altre 4 puntate di qui a marzo, perché la Chiesa Riminese sta andando verso l'Assemblea Sinodale che si svolgerà a marzo. Sono tante le aree tematiche che sono state date anche nelle varie comunità per riflettere, per capire, per comprendere, per insomma crescere anche su alcune tematiche. Uno di questi temi, che è quello che noi affrontiamo questa sera, rientra nell'ambito impegno per un mondo migliore, e allora noi che facciamo comunicazione abbiamo detto: ma come possiamo declinarlo anche per una trasmissione televisiva? E abbiamo deciso di occuparci proprio della relazione tra giovani e ambiente. Come faremo? Lo faremo un po' in tutte le nostre puntate, lo dico oggi per poi ripeterlo anche nelle prossime 4. Ci sarà sempre in studio con noi una persona adulta, possiamo definirla così, comunque una persona insomma che la sua strada l'ha già ben chiara, con una competenza anche per il suo lavoro, semplicemente per la sua sensibilità sul tema che prenderemo in esame, e a fianco a lei, un po' per parlare, provocare, incontrare, ci saranno tanti giovani. In questo caso, in questa prima puntata, sono tutti giovani, e li ringraziamo già da ora, che hanno deciso di partecipare alla trasmissione per la loro sensibilità nei confronti dell'ambiente. E allora li vedete, li potrete, eccoli qua, sono bellissimi. Ecco. Stasera tiriamo giù l'età media. Molto affollato, molto moltissimo, affollato. E siamo molto felici. E con loro rappresentanti anche di realtà che si occupano di ambiente anche molto diverse. E ci faceva piacere averli qua, chiaramente ce ne sono tanti altri che non abbiamo invitato e che forse avrebbero qualcosa da dire, speriamo di poterli incontrare prossimamente. E allora presentandoli, vorrei che fossero loro a presentare se stessi e anche a dirci perché si trovano qui questa sera. Io partirei, se Daniela, che è il nostro adulto questa sera competente, ce lo concede, dai ragazzi, e poi veniamo a te Daniela. Allora partiamo direttamente dalla nostra, ecco, da Jacopo. Jacopo, raccontaci qualcosa di te e come mai sei qui questa sera. Buonasera innanzitutto, mi chiamo Jacopo, 21 anni e questa sera sono qui in quanto delegato dell'associazione di cui faccio parte, ovvero di La Nuova Era. È un'associazione che è nata, un gruppo nato un po' per gioco, e da due ragazzi del gruppo che una mattina si sono svegliati e hanno detto: proviamo a fare questo esperimento sociale, vediamo di passare dal numero 100, dal bagnino 100 alla spiaggia libera, raccogliendo un po' tutto quello che troviamo per terra. Hanno postato insomma gli esiti della raccolta e hanno avuto grande scalpore, insomma. E da qui è nato questo gruppo che pian piano sta sempre un po' espandendo e niente, sostanzialmente sì, è nato così un po' per gioco, e dal gioco ha interessato tante persone, perché siamo partiti da due, adesso siamo circa una ventina e in tanti ci cercano, in tanti ci chiedono se possono partecipare. È bello insomma fare qualcosa di concreto. Poi andiamo nel dettaglio, passiamo il microfono a Siria. Siria. Ciao, io sono Siria Renzi, ho 23 anni e studio conservazione dei beni culturali sotto l'Università di Bologna e faccio parte del movimento Fridays for Future da settembre dell'anno scorso, quando è nato questo movimento dal basso.
e ne faccio parte sicuramente anche perché studiando conservazione dei beni culturali bisogna sempre ricordarsi di comprendere i beni ambientali, e poi perché è una lotta politica che comunque comprende tutte le fasce sicuramente. E che senti tua. Al sì. tuo fianco un altro rappresentante sempre dello stesso movimento, Alberto. Sì, buonasera. Io sono Alberto Carpanese, ho 25 anni e studio Resource Economics and Sustainable Development all'Università di Bologna, al campus di Rimini. Come Siria faccio parte del movimento Fridays for Future dall'anno scorso, da quando è nato, a settembre. E ovviamente studiando una tematica ambientale mi sembrava necessario, e lo faccio veramente con voglia, essere parte di Fridays for Future. Grazie. Il nostro ospite Shakib, raccontaci qualcosa di te. Buonasera a tutti, io mi chiamo Shakib Hussain, ho 23 anni, origine vengo dal Pakistan, sto in comunità di Papa Giovanni qui a Saludecio, ho fatto percorso della comunità educativo. E adesso ho finito il mio percorso e la mia scelta è stata fatta di rimanere ancora, perché io sono stato bene, ho imparato tante cose belle che in passato non ho mai avute io. E adesso, come ho finito, mi inseriscono in un ambiente lavorativo. Poi racconteremo perché c'entra anche con l'ambiente, Shakib. Intanto grazie, tra l'altro hai imparato benissimo, non so se l'italiano l'hai imparato in comunità, ma molto molto bene. Passiamo ad Edoardo, che il microfono ce lo ha già, eccoti Edoardo. Edoardo Carminucci, 20 anni, vicepresidente di Bassa Plastica in Mare, e diciamo è un'associazione di promozione sociale che è nata un anno e mezzo fa, dunque è abbastanza recente, e il nome è già abbastanza esplicito. Il nostro intento è quello di progredire insieme a enti privati, enti pubblici, aziende, scuole, singoli individui verso una progressiva riduzione dei materiali plastici, puntando sulla sensibilizzazione, sul rendere il più possibile consapevoli, senza demonizzare la plastica in sé, che è certamente ed è stato un materiale che ha rivoluzionato il mondo dei consumi, ma con un'attenzione maggiore, con la consapevolezza che la durevolezza della plastica la fa rimanere nell'ambiente per decenni, secoli, e dunque almeno l'attenzione verso questo, diciamo. Sì. Grazie, passiamo ad Elia. Buonasera, sono Elia Ricciotti, ho 30 anni, lo scorso inverno ho fatto un annuncio alla cittadinanza per aprire un comitato locale di giovani under 35 che avessero come obiettivo quello di incidere sulla città migliorandola. E lo abbiamo fatto, il 14 aprile di quest'anno abbiamo inaugurato, con poi altri ragazzi che ci hanno seguito, e abbiamo dato vita al primo progetto, motivo per cui sono stato invitato e vi ringrazio. Il progetto che si chiama Rimini Smoke Box è un progetto che anche qui dal nome speriamo sia capibile, perché l'abbiamo studiato sia per i cittadini che anche per i turisti, ed è una campagna di sensibilizzazione per educare le persone a non gettare a terra i mozziconi. Perché i mozziconi? Anche noi, come i ragazzi della Nuova Era, abbiamo iniziato con aderendo all'Eskin Up Europe, quindi con azioni di clean up per la città, tra spiagge e parchi, e avevamo visto che l'inquinante più comune era il mozzicone, e quindi abbiamo offerto, diciamo, una soluzione alla città. E ciò non toglie che possa essere un progetto comunque che abbiamo avuto anche riscontro anche oltre i confini riminesi, comunque il benestare dell'assessore all'ambiente, e abbiamo anche coinvolto associazioni locali che ci hanno patrocinato anche, quindi è
questo insomma in breve. Un impegno molto concreto, anche perché ancora forse buttare una bottiglietta di plastica, qualcuno ti guarda male, buttare ancora un mozzicone per terra socialmente quasi ancora accettabile, lo dico così come provocazione. Ma infatti non vogliamo noi demonizzare le persone che buttano, ma sensibilizzarle, perché spesso e volentieri non ci pensano neanche a quanto invece nonostante non sia plastica vera e propria, ma ci sono dei componenti all'interno che all'ambiente servono fortemente inquinanti. almeno 5 anni almeno, insomma. Qualche volta sono persino ancora accesi, quindi sì, doppiamente nelle raccolte di mozziconi io stesso ho rischiato di bruciarmi, quando avevo i guanti perché erano accesi non me ne ero accorto, nella forza di raccoglierli. Un'altra declinazione di questa attenzione all'ambiente, anche inteso come riuso, dare nuova e nuova vita agli oggetti, è quella che ci racconta Chiara. Ciao, io sono Chiara e ho 36 anni e gestisco da pochissimo un progetto della Caritas diocesana che si chiama Lazzaro, un'altra opportunità, che ha proprio il fine di recuperare tutto ciò che viene donato alla Caritas e dargli una nuova valorizzazione. Quindi quello che non va ai nostri beneficiari può essere venduto e da questi ricavati poi si sostengono i vari progetti. Tra l'altro l'avete fatto in modo molto creativo, perché è un mercatino dove si trovano delle cose molto belle che normalmente, chiaro, non possono essere magari utilizzate da persone che hanno bisogno e che quindi si rivolgono alla Caritas, ma che invece messe in un mercatino vintage possono essere molto particolari. Molto particolari e molto interessanti, ci sono veramente tantissime cose che magari hai senza fissa dimora non possono andare, e in questo modo noi cerchiamo di ottimizzarle dandogli un'altra vita. Chiara, ma al di là di essere responsabile del progetto, avevi una tua anima da riuso ambientale che hai messo in gioco in questo progetto? Sì, sì, decisamente. E non solo vengo dal mondo green, perché gestivo una serra prima, per cui... però sì, è importantissimo, ho anche una bimba piccola, per cui è proprio un'urgenza quella di fare qualcosa per cambiare il nostro modo di vivere. Devo dire che una bella spinta, Simona, a questo progetto ha dato anche la campagna di comunicazione, che è stata davvero molto interessante, incisiva, con questi personaggi che hanno indossato gli abiti di Lazzaro in varie location e modi, molto molto divertente e davvero azzeccata. Grazie infinite. E questi sono i ragazzi che questa sera si racconteranno e ci racconteranno. Daniela, abbiamo scelto te, cioè, o meglio, tu ti sei resa disponibile ad ascoltare questi ragazzi, anche non solo le loro azioni concrete, ma anche i loro pensieri. Bene, buonasera, sono Daniela, ho 51 anni, insegno da 20 e ho una formazione scientifica. Qualcuno dirà, ma cosa c'entra la formazione scientifica con l'ambiente? Allora, intanto mi ha fatto molto piacere ascoltare tutti questi progetti, uno più interessante dell'altro, ed è bello vedere, visto che si parla sempre di giovani superficiali e disimpegnati, vedere invece che non è proprio così, ma ci sono dei giovani, anche molto giovani, qualcuno a 20 anni fino ad arrivare a 35, che dimostrano non solamente senso critico ma senso di responsabilità e molto impegno, addirittura mi sembra un impegno mediamente molto più alto rispetto a quello degli adulti. Ecco, ritorniamo a me. Io ho una formazione scientifica che mi ha aiutato e mi aiuta tuttora a prendere con le pinze tutte le fake news e tutto quello che si dice sull'ambiente che non è vero. Io credo che questo sia uno strumento molto importante che mi aiuta non solo nell'insegnamento ma anche nella divulgazione e nella comunicazione ambientale. Ho iniziato la mia carriera facendo appunto educazione ambientale per 6-7 anni e poi ho continuato facendolo alle scuole superiori e anche alle scuole medie. E certo, importante la conoscenza, ma non basta l'aspetto razionale, perché l'aspetto razionale ti dice come funziona un ecosistema, poi l'impegno o la passione è un'altra cosa. Allora forse io devo scavare più in profondità per trovare quelle che sono state le motivazioni di quello che è il mio impegno quotidiano, e devo andare forse nella mia infanzia. Io vengo dalla Valmarecchia e il fatto di crescere come bambina in mezzo alla terra, toccare la terra e coltivare insieme ai nonni, questo mi ha dato la passione per la terra, quindi la passione per l'ambiente. È che io credo molto vera una cosa, non so se questi ragazzi hanno avuto da piccoli un'esperienza di questo genere, però è molto importante sperimentarlo, il contatto con la terra. Se noi non lo sperimentiamo non possiamo appassionarci veramente, possiamo prenderci tutte le lauree scientifiche che vogliamo, ma non è sufficiente, anche perché
e adesso vediamo anche l'aspetto non professionale della mia vita, e il fatto di essere comunque in una famiglia, di avere due figli ormai adolescenti, e questo mi porta ad essere critica nei confronti dei consumi, per esempio, no? Nei consumi, nei confronti della plastica, nei confronti della produzione, della spesa che si fa tutti i giorni, della mobilità. E, ecco, da dove viene l'impegno? L'impegno non può venire solo dalla conoscenza, ma viene soprattutto da una passione e da un'etica. Ecco, quindi voi ci insegnate che questo è un aspetto molto importante. Tra l'altro ha detto una cosa Siria prima molto interessante, è primariamente un'azione politica, non parliamo di partiti, questa sera non ci interessa, anche se voi siete tutti grandi e votanti, ma è una questione politica, cioè una eminente azione politica, che vuol dire pensare anche ad un bene che va dal di là del nostro naso. Siria, guardo te perché normalmente, Daniele un po' ce lo diceva, i ragazzi vengono anche un po' accusati di essere molto individualisti, molto pensare a se stessi, a quello che riguarda esclusivamente la loro vita. In realtà quando tu parli di azione politica e la vostra è anche manifestazione in piazza, ne abbiamo assistite a Rimini come in tante altre parti nel mondo, sono un dire ci siamo e siamo in tanti a crederci. Esatto, sì, è un movimento per quanto riguarda Fridays for Future che è strettamente apartitico, ma non può essere apolitico, perché del resto se l'acqua che beviamo non è buona, se i cibi che mangiamo industriali finiscono per danneggiare noi stessi e l'ambiente circostante, di qualcuno sicuramente è la colpa. E, il movimento di cui faccio parte è nato legando azioni concrete quotidiane alla sensibilizzazione di temi più vasti e, fino ad arrivare appunto alle piazze e quindi a coinvolgere tutta la cittadinanza a livello proprio locale per chiedere dei cambiamenti concreti. Fondamentalmente Fridays for Future si occupa di due macro temi, la sensibilizzazione della massa critica, che poi sono due macro temi che si intersecano. Il primo è la sensibilizzazione della massa critica, quindi della popolazione soprattutto locale, soprattutto con i gruppi locali, quello di Rimini e quello delle altre città lavorano soprattutto a livello locale. E poi il secondo macro tema è il sensibilizzazione a livello politico. Però ovviamente secondo noi la sensibilizzazione a livello politico passa anche da quella delle masse, quindi una sensibilizzazione della popolazione a livello locale crea una massa critica che poi può spostare gli equilibri a livello politico anche a livelli più alti. L'intervento di Siria in qualche modo ti provocava anche da vicino, perché parlava comunque di interventi della politica, perché di qualcuno sarà la colpa. Tu studi economia e l'economia, per quanto riguarda uno dei macro temi che citavi e che investe l'ambiente, è sicuramente chiamato in causa, perché molte delle scelte economiche di grandi gruppi a livello proprio globale, mondiale, hanno immediatamente un riscontro nell'ambiente. Sì, ovviamente il sistema capitalistico è un sistema destinato a morire, nel senso che non è più sostenibile e quindi c'è la necessità di trovare le alternative in ogni tipo di settore. E, c'è la necessità di cambiare, trovare delle alternative a questo sistema, però risulta difficile anche quando ci sono le grandi aziende, i grandi marchi che fanno soprattutto greenwashing, cioè fanno tra virgolette finta di essere green, quando poi se si va nel dettaglio delle azioni e del piano che poi sarà da qui in poi di determinate aziende, poi cade tutto. È triste vedere come ci sia questo
green velato che poi nasconda il profitto al suo interno. È molto chiaro, un capitalismo che non si riesce più a sostenere eppure si continuano a praticare gli stessi meccanismi economici. Un altro aspetto di quello che diceva Daniela secondo me è interessante. Lei diceva forse questi ragazzi da piccoli hanno fatto esperienza di natura. Guardo Jacopo perché oggi è nella nuova era, ma fino a ieri l'altro faceva parte di un'esperienza anche educativa che forse il contatto con la natura, almeno sicuramente il contatto con la natura, lo mette tra i suoi punti cardine. Sì, esatto. Io ho frequentato per tanti anni un gruppo scout e dove amare e rispettare la natura era uno dei punti della legge, uno dei punti dell'insegnamento educativo, che faceva parte della proposta educativa. E non a caso mi viene da dire che questo gruppo che si è creato con i ragazzi di Nuova Era sia un... cioè ci siamo ritrovati un po' tutti, in realtà più o meno simili, frequentiamo ancora gli scout, e è un po' questo un valore che ci ha accomunato molto, ci ha fatti trovare subito e andare avanti con un obiettivo comune. Infatti è questo un po' il messaggio che vorremmo lanciare: non siamo qui per far politica, la lasciamo fare a chi è competente, e quello che vogliamo cercare di trasmettere è appunto che è un discorso molto attuale sul quale bisogna perseverare, andare avanti insieme. E infatti l'idea anche di organizzare delle giornate insieme con tutti questi gruppi che sono qui presenti oggi dà proprio l'idea di coesione, di lottare per qualcosa, anche perché alla fine lottiamo tutti per lo stesso scopo, insomma. E sappiamo che il tema dell'ecologia è un tema per paesi ricchi, nel senso che sono discorsi a volte che un paese povero non pensa neanche, quando insomma una persona, mi viene in mente ad esempio l'Africa è noto per non essere un paese particolarmente ricco, mi viene da dire, arrivata fine giornata il loro pensiero non è quello di salvaguardare il mondo, il loro pensiero è quello di arrivare a fine giornata. Quindi quello che voglio dire è che sono discorsi, sono pensieri che vorremmo espandere alla politica, cercare di smuovere chi è competente, chi concretamente potrebbe fare qualcosa. Piccole gocce che però insomma possono creare qualcosa di importante. Guarda, proprio su questo tema che ha lanciato Jacopo, i vescovi della Nuova Zelanda sono intervenuti con una, non è una provocazione, ma una vera durissima accusa, perché si chiedevano come tradurre oggi il comandamento non uccidere di fronte a un 20% della popolazione mondiale che non solo utilizza le risorse, ma le utilizza a danno del restante 80%, che insomma è davvero un'accusa piuttosto forte, ripresa poi anche da Papa Francesco. Daniela prima citava una cosa bellissima, no? L'importanza di avere una relazione diretta con la terra, e qui tra i nostri ospiti c'è un ragazzo che le mani in pasta le ha messe veramente. Shakib, tu hai fatto un corso di agricoltura con la terra, con la fondazione. Passiamo il microfono Enai. A Shakib, esatto. Ecco, raccontaci un po' com'è andata e che cosa questo ti aiuterà a fare, il prossimo passo che potrai fare grazie anche a questa attività e a quello che hai appreso. Sì, prima di tutto uno deve avere passione a lavorare con la terra. Io prima che entrassi in comunità non ho mai lavorato con la terra e non ho mai avuto la passione. E lavorando piano piano ho messo 2-3 piante che sono cresciute, mi hanno dato il frutto. Da lì ho iniziato a avere passione per la terra. Poi è bello mattina quando ti svegli e vedi il sole che sorge, perché noi abitiamo proprio su colline, è bello. Abbiamo fatto percorso dell'orto, che adesso magari andrà più avanti, progetto più lungo dell'orto diventa una cosa grande su Saludiaci in Comunità. E tutto quello che ho fatto con il cuore,
non solo per stare lì e passare tempo. E siamo 6 ragazzi stati lì a fare il corso dell'orto, tutti 6. Ci abbiamo messo tutto il nostro impegno, il nostro amore nella terra, che adesso ci ha dato tanto frutto e siamo contenti. Dare frutto anche alla tua vita, Shakib, perché la tua storia è stata un po' complessa quando sei arrivato in Italia, no? Già avevi fatto un lunghissimo viaggio, poi l'Italia forse non ti ha dato quell'aspettativa di speranza che forse avevi anche quando eri partito dal Pakistan. Sì, perché dalla infanzia ho avuto una vita difficile io. E sono venuto qui, allora sbagliando, sono finito male. Adesso, grazie a questa comunità, che io solo ho fatto la richiesta per entrare, per passare la mia pena, però piano piano mi sono inserito veramente nel percorso della comunità, e più che mi hanno aiutato disabili della comunità, che non ho mai avuto il contatto con loro, con disabili, e loro quando ti fanno solo un segno, io mi metto a ridere con loro, sorrido quando vedo loro, quindi anche loro mi hanno aiutato tanto, più mi hanno insegnato che di avere relazione con delle persone, anche con delle sconosciute, conosciute, pazienza, amare il prossimo che arriva in mezzo alla nostra famiglia, perché noi lo chiamiamo famiglia dove stiamo noi, e queste cose io non ho mai avute prima. Con Shakib abbiamo vissuto qualche giorno fa una bella esperienza, che è quella del primo albero piantato per questo progetto che si chiama Piantiamo la Speranza, in un giardino di una scuola media di Coriano. Il responsabile della comunità educante della Papa Giovanni, Giorgio Pieri, che citiamo, ha detto: o ci salviamo tutti insieme, natura e persone insieme, oppure non si salva nessuno, perché qui non c'è di mezzo solo salviamo l'ambiente, ma qui è salvare l'umanità. E quindi credo che Shakib, in quello che ci ha raccontato, un po' abbia concretizzato questo pensiero di Giorgio. Sì, abbiamo piantato una pianta a scuola medie, che è pianta di speranza, poi c'è una lunga storia dietro quella pianta, che abbiamo dato un nome, Marino Catena, che Marino è un signore che sta lì in una casa, e prima era casa famiglia, è stata 40 anni lì, e lui è l'angelo di casa, Marino Catena. Il grande Marino, il primo abitante. Il primo ospite della casa famiglia. Guardo Eli e Chiara, voi siete un po' al margine di questi giovani, perché 30, 36 anni, insomma, già si può dire che siete entrati di diritto nell'età adulta, esatto. E proprio per questo, perché siete lì nell'età di mezzo, come l'avrebbe definita il buon Dante, vi chiedo a guardare i più giovani, quindi anche le nuove generazioni, ma allo stesso tempo guardare gli adulti che vi avanzano di qualche passo rispetto a questi temi, cioè come vi sentite? Personalmente, sentendo appunto gli interventi di Siria, Jacopo, l'altro ragazzo di Fire for Future, il nome scusa? Alberto. Sono interventi duri ma giustificati, perché alla fine loro, vedendo la realtà, Alberto appunto faceva un'affermazione importante da uno studente di economia, dice: il sistema capitalistico è morto o è destinato a morire. Io mi verrebbe da dire: se muore il sistema capitalistico moriamo anche noi. Perché? Perché il sistema capitalistico e la realtà e la storia ci insegna che purtroppo non è perfetto, ma è quello che ci rimane tra le mani. Poi ciò non toglie che tra, però penso che noi lo riusciremo mai a vedere. Sì, va bene, siamo ottimisti. No, e poi mi ricollego, perché io non sono per il sistema capitalistico, non sono un ordoliberista, ma non sono liberista, tutt'altro. Però il punto è, Sila diceva, ci sono delle colpe. Ecco, io, è qui il punto. Più che colpe, ci sono responsabilità. E se il sistema capitalistico è così e non ci piace, la responsabilità c'è. Ed è della politica, secondo me. Perché l'economia ha sovrastato la politica, e la politica dovrebbe cercare di fare un po' controbilanciare. Jacopo infine diceva che in Africa le persone dei paesi africani
continente variegato, quindi diversi paesi con più o meno poveri, pensa all'arrivare alla giornata, però questo lo pensano anche in Italia. E quindi ecco, bisogna un attimo riflettere. Quindi gli interventi che hanno fatto fanno riflettere una rabbia di fondo, secondo me, poi non so, però è un motore che serve anche quello per trasformare in energie, per stimolare anche quello che è appunto la classe politica. Ecco, un'altra cosa, si parlava di, Jacopo aveva detto, lasciamo fare la politica alle persone competenti. Ecco, forse in Italia un po' questo anche manca, la classe politica competente. Ecco, niente, questo penso di aver risposto. Il tuo pensiero dell'età di mezzo. Alberto, sì. Prendi pure il microfono. Se posso puntualizzare una cosa, non ho detto che è morto perché sarebbe economicamente sbagliato dire che è morto. Poi sono i tuoi prof che ti ascoltano. No, non volevo mettere in difficoltà. No. Quello non che volevo dire, che magari non è passato, è che così com'è non è sostenibile. Così com'è non è veramente più attuabile ora, adesso. E andando avanti in questo modo, tra 11 anni il mondo che conosciamo non sarà più quello che è ora. Però c'è un concetto che si chiama Oikeros, che è un concetto di crescere attraverso la natura, insieme alla natura, insieme all'ambiente e non sull'ambiente. Quindi trasformare questo capitalismo di sfruttamento in capitalismo di risorsa sfruttata nel modo giusto e con i criteri giusti. Edoardo, vai, prendi il microfono. Ma certo, siamo aggiungere qui apposta. Qualche spunto alla discussione. In effetti, secondo me, per quanto i nostri sistemi economici debbano essere definiti appunto capitalistici e basati su sistemi produttivi, un aggettivo che mi sento di sottolineare è lineare, economia lineare basata sul take, make, waste e della produzione di rifiuto. Un passo successivo è l'economia del riciclo, del riuso, reducing, eccetera, circolare. Eccetera. Esatto, verso l'economia circolare. Direi che questo possa essere un auspicio comune, anche come detto da ambo parti, il richiamo alla responsabilità, cioè il principio responsabilità di Hans Jonas, meraviglioso, che deve essere declinato proprio nella tematica ambientale, nella responsabilità di ciascuno di restituire il mondo che abbiamo, e magari anche migliorandolo, e almeno perlomeno senza appunto inquinarlo ulteriormente. Tra l'altro, numerosissimi spunti, e c'è Enzo Favoino che con una battuta cita l'idea del marito e della moglie: c'è la vasca piena d'acqua che straborda e il marito inizia a togliere l'acqua con il bicchiere, arriva la moglie e semplicemente chiude il rubinetto. Ed è questa forse l'idea di non due cose in contrapposizione, ma che debbano andare di pari passo, e quindi con il bicchiere togliere l'acqua e tutte le azioni di pulizia, di sensibilizzazione, parallelamente poi a quella che è un'azione sicuramente più complessa nell'andare ad agire alla fonte dei problemi, collaborando con gli enti preposti, insomma. Aggiungerei una voce che è quella di Chiara, e poi lascerei nuovamente la parola a Daniela, che vedo che sta macinando di riflessione ascoltandovi. No, io sono molto felice perché questi movimenti finalmente sono venuti fuori e portano una differenza, secondo me. Portano è una grande educazione per tutti, secondo me, vedere il movimento giovanile che scende in piazza e che porta un messaggio diverso da quello che si è sentito negli ultimi 10 anni.
penso che tutti noi possiamo fare la differenza. E lavorando su Lazzaro noi ci siamo proprio accorti che l'impatto del mondo della moda è disastroso sulla natura e sull'economia, ma anche un impatto sociale devastante. Quindi anche attraverso dei piccoli passaggi, cioè delle piccole buone pratiche, quella magari di comprare un oggetto che è già stato usato, che però ha il bello di avere una storia, di avere un'anima anche diversa da una cosa nuova che prendi e butti via, ti porta ad avere un approccio diverso con quello che è stato, tra virgolette, il consumismo fino ad oggi. E quindi secondo me ognuno di noi davvero può fare la differenza a qualsiasi fascia di età, e proprio su un però educandoci ad avere un approccio un pochettino diverso da quello che è stato quello mainstream fino ad oggi. Chiara, approfitto di quello che stai dicendo prima di lasciare la parola a Daniela, perché immediatamente questo mi provoca una domanda: voi riuscite a farlo un po' questo, cioè ad esempio nella vostra vita quotidiana? Perché quello che più che altro viene recriminato ai ragazzi, sì, scendono in piazza, manifestano, fanno scioperi, si lamentano, però poi in realtà nella loro vita quotidiana fanno ben poche azioni concrete. Alberto, ti senti rispondere? Sì, mi sento di rispondere soprattutto su una cosa riguardo manifestare. È vero, noi manifestiamo, andiamo in piazza, facciamo il corteo, però prima facciamo la pulizia, facciamo sempre azioni di pulizia o all'interno di parchi o all'interno di spiagge, e successivamente facciamo azioni di sensibilizzazione. Se siete stati alle nostre manifestazioni o avete letto, sentito, facciamo sempre degli interventi riguardanti tutti i temi, dalla fast fashion al problema dell'alimentazione, a tutti i vari problemi che ci sono, anche quello del trasporto. Quindi mi sento di dire che al di là della manifestazione in sé, al di là del corteo, c'è dietro un lavoro comunque di sensibilizzazione. Daniela, hai Bene. Raccolto qualche spunto, a te anche sì. qualche riflessione o anche sì. qualche provocazione, certo. vedi tu. Sicuramente loro mi hanno provocato, io lancio ulteriormente delle provocazioni. Intanto voi avete parlato, avete usato alcune parole chiave, economia circolare, riciclo, riuso, a me viene in politica, mi viene in mente un'altra parola, anzi altre due parole, fare cultura. Allora, sicuramente voi state facendo cultura con le vostre proposte, e questo è fondamentale, perché intanto facendo cultura voi date un esempio e create un modo di pensare diverso, soprattutto nei confronti degli adulti, perché è vero che la responsabilità è dei politici, ma la responsabilità è anche di noi adulti, che comunque abbiamo in mano la possibilità di gestire i consumi, quindi di gestire i nostri mezzi finanziari in un modo o nell'altro. Quindi voi per la maggior parte siete studenti in questo momento, non avete ancora una famiglia, o comunque ce l'avete ma ancora avete i bambini piccoli. Poi man mano che si cresce, si ha comunque un lavoro, si hanno dei figli, quindi si acquistano non so, automobili, si acquista un'auto, una casa o comunque più di una casa, e comunque altri mezzi, avrete la possibilità di fare la differenza. E questo però vi richiede anche più sacrificio, nel senso che adesso siete da soli, quindi vi sembra semplice fare la raccolta differenziata. Ad esempio, già lei che ha una figlia si sarà ad esempio interrogata nel periodo in cui il bambino è neonato, ad esempio sull'uso dei pannolini. I pannolini! Per esempio, ecco, l'uso dei... Io ricordo, perché ho due figli, quindi è chiaro che ti richiede molto più sacrificio, più tempo, perché tu comunque devi fare le lavatrici con i pannolini ecologici lavabili. Scusate se scendo, ecco, voi siete... No, però... I ragazzi sono rimasti a un livello culturale alto, io che sono un insegnante invece sto scendendo in basso. Ma probabilmente perché un adulto è anche molto più concreto, no? Quindi quando si parla di tematiche di questo tipo, poi dopo si declinano molto i concetti in cose quotidiane, perché poi quello che lo vedete anche voi, quello che fa la differenza è nelle piccole cose quotidiane. E cosa c'entrano le piccole cose quotidiane con la cultura? C'entra
perché poi ciò che fa cultura è un cambiamento di abitudine, di costume, è questo, no? Ecco, quindi questo intanto, fare cultura è una cosa molto importante. In questi ultimi 3 anni io ho lavorato con un'associazione culturale che si chiama il Palloncino Rosso, con un'altra associazione culturale, il Paolo VI, e con la mia scuola, il Belluzzi da Vinci, in particolare con i futuri geometri. Abbiamo ad esempio fatto un'esperienza molto interessante di progettazione partecipata. Ecco, prima ad esempio voi parlavate di belle arti, di recupero di territorio, no? Di ripulire le spiagge. E allora noi abbiamo provato con gli studenti a riprogettare una periferia, che è quella di Miramare, dove vivo io e dove ho attuato un progetto con dei giovani. Allora, gli studenti hanno interpretato i desideri, le istanze dei giovani che vivono in quel territorio e hanno provato a progettare, a sognare. Ecco, probabilmente i ragazzi delle superiori sono un pochino meno concreti e più incantati ancora rispetto a voi, no? Dove per incantati intendo ancora avere il coraggio di voler tirar fuori le proprie idee, anche se poi non hanno una concretezza, no? Immediatamente declinabile. E, ecco, e hanno, abbiamo stampato dei progetti che e potrebbero anche essere realizzabili. Allora, in effetti, la provocazione che vi lancio è questa: abbiamo un territorio che i vostri genitori, i vostri nonni, i vostri bisnonni hanno cresciuto in maniera poco sostenibile. Allora la provocazione potrebbe essere questa, perché noi è chiaro che è importante che parliamo anche di terzo mondo, di economia globale, mondiale, ma è importante che noi lavoriamo anche sul nostro territorio, perché poi è qui che ci viviamo, i vostri figli cresceranno in un quartiere e allora vi sembrerà importante voler rigenerare quello che vedete tutti i giorni, il parco dove giocheranno i vostri figli tutti i giorni, quindi è un po' questo. No? Proviamo a rigenerare. Proviamo. La domanda sul futuro ve la fate? Voi siete ancora giovani, insomma, Elia e Chiara giustamente sono un poco più grandi, ma Daniela vi dice anche i vostri figli, cioè ce l'avete mai pensato un'idea di rendere il mondo migliore non solo per voi stessi ma anche per chi arriverà dopo di voi? So, chi vuole si sente provocato anche da quello che Daniela ha detto. Jacopo, vai. Sì, infatti il motivo delle nostre azioni, quelle organizzate dal nostro gruppo, è principalmente questo. Non abbiamo riscontrato un vero e proprio problema nella nostra città a livello di degrado. Sì, esatto. È più un problema educativo, in civiltà. E perché, ad esempio, penso a quello che troviamo durante le raccolte. Tra l'altro domenica ci sarà l'11ª raccolta da quando abbiamo iniziato e la 6ª al Parco della Cava. E ogni volta riusciamo ad andare via con 2 sacchi fornitici da Era pieni fino all'orlo. Ogni volta. E tutto questo in 1 ora e mezza. E secondo me la dice lunga, perché quello che troviamo sono sempre vetro, lattine, per non scendere in altre cose che non ci sono arrivate da sole, ci sono arrivate perché manca l'aspetto educativo, l'aspetto di rispetto per l'ambiente, e l'idea di lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato è, diciamo, un po' il nostro motto, quello che vorremmo cercare di trasmettere. E cerchiamo insomma anche di sensibilizzare tramite un discorso di consumi consapevoli, quando andiamo a fare la spesa cosa possiamo fare, cosa possiamo guardare, cosa possiamo scegliere piuttosto. Ad esempio mi viene in mente un esempio molto, molto semplice, l'acqua che beviamo. Quanta plastica potremmo evitare se ci fornissimo di vetro e lo andassimo a riempire alla casina dell'acqua, esatto, o dal rubinetto direttamente di casa. Facciamo un sondaggio: chi di voi già attiva questa pratica? Si beve solo acqua del rubinetto o acqua di fonte? Sondaggio, diciamo, praticamente tutti, giusto? Sì, io sono certa che non poteva essere diversamente. È la prima cosa che comunque credo fare. Jacopo, che per quanto riguarda il rintracciare oggetti che non sono arrivati da soli nell'ambiente, credo che Edoardo
e si occupa di plastica in mare, potrebbe farci davvero, davvero sognare. Volevo aggiungere una cosa, Simona, perché noi stiamo dibattendo, anzi loro stanno dibattendo, noi ascoltiamo. Oh, bello questa sera, infatti. Con una bellissima coincidenza, perché proprio in questi giorni, terminando oggi, Ecomondo, che non è soltanto la più importante manifestazione del settore europea. Siri avrebbe qualcosa da dire sulle pratiche ambientali di Ecomondo. Ah, sei appena tornata, molto bene. Poi magari ci racconti cosa ne pensi. Però è interessante di Ecomondo che negli ultimi anni non è soltanto, o diciamo, non è appena la visione di buone pratiche che sono tantissime dalle start-up, ma in realtà si sta davvero discutendo di economia green, ma anche di economia circolare, cioè si parla di numeri, ci sono gli economisti, ci sono le aziende che si stanno interrogando e stanno offrendo anche alle persone, agli addetti ai lavori, e che ci sono dei numeri che fanno sperare che tutto questo può diventare anche è già un'economia, basterebbe intraprendere questo tipo di percorso. Quello che diceva Alberto prima secondo me è meraviglioso, anche questo concetto che ci ha regalato, anche di come non un mondo da sfruttare ma un mondo con cui andare avanti insieme, sentirsi parte di qualcosa di più grande. Tra l'altro, Edoardo, ricordiamolo, in questi giorni proprio voi avete anche organizzato come Blasta Plastica in Mare un fuorisalone, un po' come in tutte le grandi fiere, vi siete messi a confronto, tu sei a Rimini proprio anche grazie a questa iniziativa. Diciamo che c'è un'azione che è anche quella educativa, che rilanciava un po' Daniela, che forse senti anche come rappresentante di un'associazione. Certo, questo sicuramente, poi nello specifico ciò che abbiamo fatto è stato provare a implementare la condivisione di buone pratiche, a fare network e banalmente a conoscere, no? E anche un'occasione come quella di questa sera è preziosissima per conoscersi. Rilancio sul fatto del bere l'acqua del rubinetto, noi vantiamo Romagna Acque come società in house che è qualitativamente invidiabile, controlli svolti quasi quotidianamente, mentre nell'acqua in bottiglia possiamo controllare noi stessi dietro l'etichetta a quando risale l'ultimo controllo. Scendendo nel concreto, certamente anche Rimini e il territorio riminese, la provincia, sono interessati da quelli che sono fenomeni giganteschi a livello globale, la meridionalizzazione delle acque, il fatto che le acque si scaldino, vari pesci che erano endemici delle nostre zone non siano più presenti in quanto pesci di acque più fredde, il fatto che le acque marine si insediano sempre più lungo i corsi del fiume, questo porta problemi enormi all'irrigazione dei campi, cioè i problemi sono tantissimi e direi che come territorio riminese, come regione Emilia-Romagna sicuramente si sta facendo tantissimo, ottenendo ottimi risultati, anche se certo nel concreto, adesso mi ricollego alla battuta sul furgoncino di Icaro TV che deve essere necessariamente ecosostenibile, se no dobbiamo prendere la bici. Certamente, anche per non incorrere nel fatto del greenwashing, se utilizziamo l'auto elettrica, ma l'elettricità per quell'auto elettrica la produciamo con i combustibili fossili, il problema permane. Dunque sicuramente la questione è di veicolare un messaggio giusto, ma anche di trovare i canali per implementarlo al meglio. A sostegno di quello che diceva Edoardo su Romagna, anche possiamo anche aggiungere che ha uno degli indici migliori in assoluto in Italia come percentuale di perdita di acque per quanto riguarda la sua rete, che è circa il 13-14%, che è davvero uno dei risultati migliori. Significa che perde nel suo utilizzo, nel veicolare l'acqua attraverso i tubi prima che arrivi al nostro rubinetto, perde pochissimo, mentre ci sono purtroppo altre reti che hanno delle perdite molto alte, quindi in genere tanti problemi, dall'aumento dei costi al fatto che si perde dell'acqua. Daniela, posso chiedere una cosa a te? Un po', appunto, dicevamo, stiamo andando verso questa assemblea sinodale. Il mondo cattolico, che in qualche modo tu rappresenti, l'associazione culturale, ma il tuo impegno anche, come lo vedi? Noi abbiamo sentito ragazzi che vengono anche da esperienze molto diverse e mi sembra che in questo tema, benché Papa Francesco ci abbia rilanciato, l'ha Laudato Si, però siamo un po' deboli, un po' fragili. Cioè, che cosa ne pensi? Diciamo che il mondo cattolico si è finalmente svegliato, cioè ha acquisito che esiste questa urgenza ed è un'urgenza etica, morale, che riguarda ovviamente anche
chi diciamo condivide questa fede, ed è necessario assolutamente condividere l'impegno con persone anche al di fuori del mondo cattolico, questo è abbastanza automatico. E io credo che il fatto che il mondo cattolico a volte sia rimasto un pochino chiuso dipende dal fatto che fossero necessarie delle spinte. Sicuramente Papa Francesco è stato un grande aiuto in questo senso. L'enciclica appunto, che ha scritto proprio sulla tematica dell'ambiente è stata di grande aiuto, intanto per sviluppare tutti i discorsi che abbiamo fatto oggi. E addirittura fa strano pensare che tanti politici locali e non tante persone che non si considerano neppure credenti citino spesso proprio questa enciclica. È ma perché è una questione di umanità, è una questione di umanità, esatto, che perché, ci riguarda tutti. Esatto, perché comunque i contenuti e i valori che ci sono sono valori condivisibili con tutta l'umanità. E io direi, mi viene da dire, è stato detto fra le righe, e probabilmente è necessario, è assolutamente necessario coniugare un'economia sostenibile con l'ambiente e anche con le necessità delle popolazioni più povere, di chi comunque vive delle problematiche urgenti. Penso ad esempio all'appello che fa Papa Francesco nei confronti dell'Amazzonia, dei popoli dell'Amazzonia. Allora, questo non è solamente un problema ambientale, è un problema culturale ed è un problema relativo a un'identità e a una salvaguardia di un popolo che comunque sta scomparendo, perché non ha più il suo ambiente, non ha più quindi il cibo, non ha più un luogo dove poter vivere. Siria, provocata da questa ultima cosa che diceva Daniela. Sì, sono sicuramente lotte interconnesse. Portare avanti comunque il discorso della giustizia climatica a 360 gradi, che non può escludere il tema delle migranti e dei migranti che cercano di raggiungere l'Occidente perché scappano da situazioni di povertà causate comunque da multinazionali che lucrano sui loro territori. E quindi come Occidente dobbiamo iniziare a prenderci le nostre responsabilità. Guarda, tu dici questa cosa e io guardo Shakaib, perché lui non so se sia scappato o abbia semplicemente cercato una nuova opportunità, però Shakaib viene dal Pakistan. Sì, Siria, certo. Diceva una cosa, alle volte si sente che il proprio futuro sta da un'altra parte, perché dove vivi, o per una questione ambientale, una per questione anche sociale, non senti che puoi avere lì le opportunità per la tua vita. Maggior parte è così come ha detto lei, che per delle difficoltà noi veniamo qui per fare un futuro meglio, sia per noi sia per i nostri genitori, che lì è difficile avere un futuro come vogliamo noi. Quindi passiamo mare, 7 mari, 8 mari per arrivare qui. E poi alla fine, se non ci riusciamo, rimaniamo indietro, rimango anche delusi i nostri familiari, non ci si sente magari per mesi con loro. E io non sono venuto che ero in difficoltà, però sono venuto con la famiglia e la famiglia l'ho persa qui in Italia io. Sono cresciuto da solo. Sul futuro, Shakib, ti sei interrogato tu e anche tante persone come te che stavano cercando davvero la dignità della loro vita. Sul futuro si interroga anche l'Occidente, perché a sostegno di quello che diceva Daniela prima, nel giugno scorso un gruppo di circa 30 tra i più grandi capitani d'industria americani ha sottoscritto un documento che ha fatto molto scalpore, perché loro stessi, che sarebbero tra virgolette tra i maggiori imputati di questo tipo di economia, ha fatto ammenda, sostenendo proprio che questa, l'economia che fino ad oggi hanno sviluppato e hanno cavalcato, si sono loro stessi resi conto che comincia ad avere delle forti crepe, e hanno deciso di sottoscrivere questo documento per mettere al primo posto il valore dell'uomo, quindi un'economia, diciamo così, più antropologica. E guarda caso, Daniela, chi hanno citato in tutto il documento continuamente
Papa Francesco e la sua enciclica, che sto proprio a speriamo dire che non sia come quello che diceva Alberto prima, quel velo, no, giusto per un po' difendere una posizione. Devo dire che comunque ha avuto subito un riflesso, perché l'economia di Wall Street ha subito preso questo documento e nei giorni seguenti, le settimane seguenti, ha creato qualche problema anche a Wall Street, quindi ha avuto un'incidenza perlomeno nelle settimane seguenti sull'economia, ovviamente non americana ma mondiale in questo allora, caso. Allora così facciamo, visto che mancano proprio pochissimi minuti, una battuta, ma voi di Greta Thunberg cosa pensate, no? Vai Alberto, prendi, perché insomma è diventata un po' da una parte l'eroina dei nostri giorni, dall'altra parte insomma viene sempre messa da, insomma sul una sorta di graticola, esatto. Vai Alberto, dici la tua. Ok. No, al di là di essere di parte o meno, e a questo punto essere di parte lo trovo inutile, perché siamo tutti qui, siamo tutti nella stessa terra, la terra è una sola, e se non funziona, non funziona per tutti. Non è che noi che qui in Italia risentiamo leggermente meno i cambiamenti climatici che in altri paesi, allora siamo salvi, vivremo per sempre. No, non funziona così. Greta Thunberg. Thunberg, grazie Alberto, perché questo, anche questo grande Greta Thunberg, Thunberg, sai, ognuno lo dice in modo diverso, ma non importa. Greta, A volte sento i classici discorsi, direi italiani o comunque anche all'estero, si fanno, ah ma è chissà chi è che ci sta dietro. Chi sta dietro, certo. Ma concretamente c'è sempre questo bisogno di guardare il bicchiere mezzo vuoto, o si può andare a vedere il bicchiere mezzo pieno? In un anno quante persone ha mosso Greta? Quanti movimenti ha creato? Quante persone ha fatto svegliare? Cosa ha creato? Cosa ha spostato? Allora, quello che chiedo io alle persone è: andate a vedere questo, andate concretamente a vedere cosa di buono è stato fatto, invece di cercare sempre di quella cosa negativa che c'è dietro tutto, perché nessuno è perfetto. Sicuramente anche Greta i suoi errori li può fare, ma chi non fa errori, chi non sbaglia, però guardiamo quello che fa di positivo. Volete aggiungere, integrare? Elia? Io ci tengo a specificare che era una battuta la mia. No. Io mi reputo un gredino, come tutti noi qua in sala, io credo. Okay. Quindi, tra l'altro, Greta, io l'ho citata anche nel discorso di inaugurazione del comitato, e non è un caso che comunque, come prima cosa, come comitato, per migliorare la città, siamo andati sull'ambiente. Perché Greta ha stimolato le coscienze, chi più chi meno, però di tutti quanti, ed è giusto e doveroso anche prendere questa scia di Greta e cercare di far qualcosa di concreto, effettivo, come nel mio caso con i miei ragazzi Rimini Smoke Box, ovvero dando una soluzione per quello che appunto sono i mozziconi, però come anche altri progetti qui, insomma l'economia anche circolare tra l'altro citato Favoino, è un grande complimento alle donne, era, perché tra l'altro ricordiamo tra le due azioni dice sarebbe più importante quella di chiudere che tirare fuori. Allora abbiamo pochissimi istanti, però vi chiedo questa cosa anche perché avete Daniela qui e potete utilizzare la sua presenza. Da giovani, da ragazzi quali siete, qual è la critica più grande che vi sentite di muovere al mondo adulto rispetto a questo tema che abbiamo affrontato questa sera? Se riuscite in 20 secondi, chi lo vuole fare, molto, molto liberamente. Vai Alberto. Io velocissimo vorrei fare una richiesta a chi ha il potere economico, perché noi portiamo tantissimi ragazzi in piazza e va bene, però l'importante è anche che questi ragazzi spostino i genitori, e perché sono i genitori che sono quelli che hanno il potere economico per cambiare le cose, per cambiare il modo di vivere e di stare al mondo anche con i figli. Quindi se si ha il potere economico per cambiare, cambiamo. Qualcun altro? Siria? E soprattutto cercare di non finire nel nichilismo passivo fine a se stesso, perché molte volte si sentono fare quei discorsi, tanto non cambierà nulla.
tanto cosa possiamo fare noi piccoli pesci. Ecco, evitare. Ti disturba questo atteggiamento? Molto, davvero tanto, sì. Immagino anche negli adulti, forse anche nei coetanei, ne trovi qualcuno che ha questa idea così un po'... Sì, con la differenza che nei miei coetanei si può sempre cercare di mutare l'idea, no? Perché comunque hanno più tempo, mentre le generazioni che vengono prima di noi penso che abbiano una maggiore responsabilità, no? Di lasciare questo pianeta. E se vuoi anche meno disponibilità a cambiare, siamo un po' più, cioè rimaniamo un po' quello che siamo. Jacopo, ragazzi, giusto Edoardo, no, qualche battuta chirurgico finale? Chirurgico proprio sul fatto che anche proprio nell'approccio del mondo adulto verso i giovani, che bellissima la retorica che i giovani sono il futuro, ma penso che la nostra presenza qui oggi sia espressione tangibile che noi siamo il presente e non solo un futuro lontano e non concreto, che poi tutti i discorsi sulla partecipazione, sull'attivismo, sull'associazionismo siano fondamentali per combattere l'individualismo, la disintermediazione che ha man mano indebolito insomma tutte le nostre strutture sociali. Quindi direi che possiamo perlomeno vantarci di essere un il presente. Esatto, bravo Edoardo. Esatto. Ragazzi, Jacopo, Shakai, Belia, Chiara, avete qualcos'altro da aggiungere? Daniela, raccogli. Sì. Allora, io credo, sono perfettamente d'accordo con voi e credo che questa sollecitazione, spero che possa smuovere un pochino le coscienze di noi adulti, anche perché è molto facile che l'adulto si sieda, si stenda sul divano col telecomando in mano e che dica appunto non possiamo fare nulla, oppure che ci siano le battutacce nei confronti di Greta e del fenomeno Greta, perché tutto sommato Greta va a far cosa? A minacciare quella che è una sicurezza e una comodità. Quindi io lo vedo in maniera molto positiva invece, e anzi vi chiedo di continuare sulla vostra strada, e potrebbe essere molto bello, se non lo fate già, anche venire nelle scuole a parlare con i ragazzi più giovani di voi. Lo fate già, e allora vi invito anche nella mia perché credo che questo sia molto positivo. I quindicenni, diciassettenni, diciottenni hanno bisogno, siccome non vedono il futuro davanti, perché vedono, quando arrivano alla fine della scuola, vedono un buco nero e basta, perché comunque il futuro è incerto. Allora secondo me è molto bello far vedere loro che esiste un futuro possibile e sostenibile. Che bello. Un altro bellissimo risultato oggi. Io l'avevo detto che sarebbe stata una bellissima puntata. Sembra, ma le cose poi si fanno. C'è la grandissima gratitudine nei confronti di Daniela, ma dei ragazzi che hanno detto di sì ad una cosa che non conoscevano, che poteva in qualche modo anche insomma preoccuparli anche per come potevano essere gestiti nella trasmissione. Quindi il loro coraggio, quello che diceva Siria, basta che ci dicono tutti che non si può fare niente, qualcosa si può fare, anche venire semplicemente a raccontarsi. Paolo, prima di salutare, velocissimo il ponte. Guarda, tra l'altro con un argomento che si riallaccia perfettamente alla puntata di oggi, perché raccontiamo in due pagine quella che sarà la prossima giornata mondiale con i poveri, che si snoda dal venerdì 15 a domenica 17 novembre, attraverso che cosa? Una storia bellissima, quella di Rosanna, che è una di quelle che ce l'ha fatta grazie all'aiuto di chi gli è stato intorno, ma ci sono anche le storie di chi invece ha vissuto già le giornate precedenti e quindi si è rimboccato le maniche ed è stato insieme agli altri, chi invece fa un po' più fatica a risalire la china. E anche tutto il programma di queste terza edizione che a Rimini davvero si prospetta davvero molto molto bella e molto piena di umanità per le persone che faranno i volontari, per chi sarà accolto. Tra l'altro si prevedono almeno 350 persone al pranzo di domenica. Molto bene. Jacopo, grazie, ciao. Ricordiamo, se hai il microfono, prossima raccolta, no, perché ci si può agganciare, non è che potete fare solo voi. Accettate tutti. Certo, assolutamente sì. Prossima raccolta è domenica. Domenica, questa che viene? Sì, noi abbiamo un impegno proprio settimanale. Dove sarete? Parco della Cava. Parco della Cava, ritrovo ore 9 alla stazione dell'acqua, alla casina dell'acqua, e poi ogni volta battiamo una zona diversa. Ragazzi di Friday for Future, avete un evento prossimo?
Sì, vorrei invitare tutti, compresi le associazioni qui presenti, a unirsi a noi. Ah, vorrei sottolineare che noi siamo un movimento ambientalista e pacifista. E aperto a tutti, a tutta la comunità, quindi invito anche a venire alle nostre assemblee che si tengono ogni martedì. E invito tutti il 29 al prossimo sciopero globale. Manifesto. Grazie Siria, grazie Alberto. A Shakaib facciamo un in bocca al lupo, perché tra pochissimo inizierà a lavorare in un'azienda che proprio, se lui ha fatto anche questo corso di agricoltura biologica, verrà inserito in questa azienda, per cui buona strada Shakaib, grazie di essere stato con noi. Edoardo, avete appena finito il fuorisalone. Abbiamo appena finito il fuorisalone, quindi giusto l'invito, se c'è l'interesse a contattarci. Abbiamo collaborato nei mesi con le scuole, assemblee, progetti, laboratori, quindi rimaniamo più che disponibili e ci fa tanto piacere. Elia. Sì, come Rimini Smoke Box abbiamo in programma altre raccolte di mozziconi per la città, però ancora abbiamo fissato le date, perché stiamo, diciamo, in trattativa con le attività commerciali, perché vogliamo appunto coinvolgere come abbiamo fatto fino ad ora, cioè con la colazione, la raccolta. Adesso, un piccolo incentivo, dai. Sì, posso dire in esclusiva anche aperitivi si parla, quindi bene. Per premiare anche le persone giustamente che si spendono per la città e danno anche un messaggio concreto. Poi, ragazzi, plastic free però, mi raccomando. Plastic free l'arte. Io ho invitato i ragazzi di Fire for Future, così ci insegnate anche qualcosa, perché noi non siamo associazione ambientalista, noi siamo un comitato che vuole incidere sulla società su diverse tematiche. Abbiamo iniziato dall'ambiente, però per cui abbiamo coinvolto anche i patrocini di diverse associazioni ambientaliste per confrontarci e essere arricchiti, quindi assolutamente. Perfetto, meraviglioso. Chiara, Lazzaro finalmente apre un piccolo punto vendita invece. Ma no, ma veramente? A questo dicembre, appena riusciamo, in via Giovanni XXIII numero 7, quindi c'è la possibilità da subito per Natale magari di avere... Quindi non solo eventi, non ma, solo un eventi ma un vendita. Punto fisso, e gestito base volontaria, che sarà aperto tutti i sabati. Quindi che meraviglia. Vi aspettiamo. Grazie. Bellissimo. Daniela, hai fatto un po' da ricettore, speriamo di energie positive, anche per te è stata una scommessa, perché potevi essere da adulta un po', e invece è stato, penso, anche per te, speriamo. È stato molto interessante ascoltare e imparare. Bene, noi, caro Paolo, siamo giunti in conclusione e ringraziamo gli amici che sono stati qua. Noi non volevamo dimostrare nulla, forse una cosa l'abbiamo detta, che tutti gli adulti che ci ascoltano, quando dicono ma sì, questi ragazzi alla fine, che è? La dimostrazione è qua, poco altro, non diciamo altro. E quindi vi aspettiamo di nuovo settimana prossima, giorni. Vi aspettiamo, buona serata, ciao. Grazie, ciao a tutti.